Oh, e andiamo. Ah! Che male. Io inizio a chiedermi se sa davvero dove sta andando. Potrebbe avere solo fame. Beh, io di sicuro. Forse papà aveva ragione. Radar non è proprio un cane da salvataggio. Coraggio, ora riportiamolo in caserma. Si può sapere che ti prende? Aspetta, Mandy! Io sento qualcosa. Non essere sciocco. Quello è il furgone di mio padre. Aiuto! Papà! Papà, ma cosa è successo? Stai bene? Io chiamo Sam il pompiere. Mike Flood ha avuto un incidente. Sembra sia rimasto intrappolato nella trattoria del pesce intero. Incidente alla trattoria del pesce intero! C'è una persona intrappolata! Chiamiamo l'infermiera Flood. Potremo avere bisogno di lei. D'accordo, Sam. Tranquillo, Mike. Ti tireremo subito fuori da lì. Meno male. Sta attento, Sam. Non devi muoverlo. Devi prima immobilizzarlo. Potrebbe avere delle lesioni alla schiena. Sam, ho portato questa per tirarlo su da lì. No, Elvis. Non possiamo usare la sedia. Purtroppo non ci sono più le scale. Dovremo usare la barella. Sì, certo, la barella. Piano, piano adesso. Rosso è il segnale, se sei in pericolo. Oh, quella è Bronnie. Oh, pensa che io lo stia solo salutando. Devo fargli sapere che ci serve aiuto. Ma che fine avrà fatto il mio cellulare? Rosso è il segnale. Rosso è il... Bravissima! Aiuto! Aiuto! Rosso è il segnale. Se... Eh? Rosso è il segnale. Qualcosa non va. Oh, speriamo che Sam abbia capito. Mamma, Tenaglia si è liberato. Non risponde. Ora sarà meglio che chiami il pronto intervento. Oh, no! Bronwyn è nei guai! Chiamo subito il soccorso alpino! Tranquillo, amico. Voglio dire, signore, li troverò. Ma che cosa ci fai qui? Tenaglia! Dove corri? Non posso atterrare qui! Chiederò appoggio! Sam!
Ho la sensazione che siate nei guai. Qual è il problema? La mia gamba. Chiamo l'infermiera Flood. Ma perché oggi non mi risponde nessuno al telefono? Tutto bene? Tenaglia mi ha portata qui. Tenaglia, sei stato bravo, lo sai? Non è niente di serio, ma adesso dovremo portarti in ospedale per fare una lastra. Tom, adesso è il momento di calare la barella. Eccola, Sam! Sam verrà su insieme a te. Noi ti raggiungeremo in ospedale. Torna di là, Mandy, e subito! Oh, ma... Fa come ti ho detto, è pericoloso! Incendio a casa dei Flood. Oh no, i fuochi d'artificio. Oh. Ops, un'altra volta. C'è un incendio dai Flood. Io credo che sia a causa dei fuochi d'artificio. Elvis, Sam, prendete il Jupiter. Io vi seguirò dalla sala controllo. Ora ci penserò io. Niente. Per fortuna lì dentro non c'è. Ho controllato dappertutto, ne sono sicuro. Oh, per meno fortuna, male. Che sollievo. Per fortuna. Oggi picchia, ma dove sarà finito? Voglio tornare a casa, papà. Chissà se Leone ci aspetta lì. Dai, ti accompagno io. Ehi, ma non dobbiamo prima vedere il resto dei fuochi? Secondo me ne abbiamo visti anche abbastanza per oggi. Infatti, la prossima volta lasceremo fare ai professionisti. Era tanto che non spegnevamo un incendio così grosso. Hai ragione, io avevo quasi dimenticato come si spengono. Ma che cosa è stato? L'hai sentito anche tu, vero? Guarda chi c'è qui! È Leone! Sono così felice che stia bene! Volevi solo farti un giro sul camion dei pompieri, non è vero, Leone? Che ci crediate o no, l'amico si era nascosto nella scatola dei miei opuscoli. E non si può essere più al sicuro di così! Dobbiamo organizzare le ricerche. Se Radar fiutasse qualcosa di Helen, poi potrebbe condurci da lei. Tu sai dirci da quale parte sono andate, Mike? Mi dispiace, Tom, io continuo a pensarci, ma non me lo ricordo proprio. Oh, ecco, questo dovrebbe essere suo. Chiuda qui, Radar. Ora trova Helen. La montagna di Pontypandy è da quella parte. Lo so. Chissà dove ci sta portando.
non sono stato io! Ciao, Radar! Che cosa ci fai qui? Noi stiamo cercando Penny e tua madre. Radar ha fiutato la maglietta di tua madre e ci ha portati dritti qui. Ma quella non è una maglietta, è un vestitino ed è mio. Oh, come hai fatto a dare a Radar il vestito sbagliato da annusare? Oh, mi dispiace, io veramente non ricordavo che fosse il tuo. Questa è sicuramente della mamma. Aspettate, adesso ricordo, sì, ecco, Helen stamattina ha detto che sarebbe andata a fare una bella passeggiata in collina. Coraggio, Radar, ritrovali. Tutto bene, Penny? Credo di sì, grazie ad Helen. Oh, sono felice che ti sia ricordato di mandare qualcuno a cercarci. Ma è evidente, e ho suggerito io dove vi avrebbero trovate. Alla fine. È stata una fortuna che ci fosse un'infermiera con me. Helen mi ha fasciato la caviglia in un secondo. Ah, ti mettono per il meglio. Hurra! A questo punto possiamo di nuovo fare la festa e cantare la canzone in giardino. Allora, non è rotto, ne sei sicura? Ma certo, è soltanto un graffio. Oh, per fortuna è tornata la luce. Non mi andava l'idea di lasciare Mike al buio in casa. Sono perfettamente d'accordo. Vedi, non è certamente da tutti saper mantenere la calma al buio. Allora, ci siamo. Tranquillo. Le salsicce sono quasi pronte. Oh, ed è tornata anche Helen. Ciao, mamma! Oh, ma è stupendo! Sono tornata appena in tempo. E non ho dovuto fare niente. L'idea era quella, giusto? Oh, i tovaglioli. Li prendo io? No, oggi io voglio che tu non faccia proprio niente, te l'ho già detto. Oh! Aiuto! Al fuoco! Aiuto! Helen, fai qualcosa! Chiama Sam il pompiere! Oh, sembra che sia scoppiato un incendio a casa dei Flood. Oh no, sarà probabilmente collegato al blackout. Sono tornato? Non per molto, Sam, andiamo. Allora, c'è qualcuno rimasto all'interno? Nessuno, siamo tutti qui. D'accordo. Penny, gli autorespiratori, presto. D'accordo, Sam. Stacca l'interruttore generale. Staccato. Quando va via la luce, dovete sempre essere sicuri che l'alimentazione delle piastre elettriche della cucina sia staccata, avete capito? Oh, è stata colpa mia. Mi raccomando, non lasciate mai nulla sulle piastre, per esempio i tovaglioli. Già, come ho fatto io. Ah, mi dispiace tanto, forse avrei dovuto farmi aiutare, ma vedi, stasera ci tenevo davvero tanto a fare tutto io, Helen, capito? Ecco, vuoi una salsiccia? One, two, three! Non c'è un infermiere come te! Non c'è un infermiere come te! Non c'è davvero nessuna come te! Lei è la migliore, ragazzi! Siete davvero fantastici! Grazie! Stay.
venire al timone. No, mi dispiace, Norman. Adesso sta attento agli scogli. Oh, ce n'è uno a sinistra, papà. Voglio dire, a babordo. È grosso e non so se è uno scoglio. Potrebbe essere la mamma balena. Cosa stai facendo, Norman? Ti avevo detto di no! Fermati! La balena! L'abbiamo colpita! Oh, Norman, ma perché non mi hai ascoltato? Io volevo soltanto prenderla per vincere la gara! Oh, papà, papà, stiamo imbarcando acqua! Deve esserci una falla! Ah, ci mancava solo questa! Di segnalazione, Charlie deve essere nei guai. Sarà meglio che chiami Sammy il pompiere. Oh, santo cielo, Charlie è in difficoltà con la sua barca. Soccorso in mare! La barca di Charlie è in difficoltà, in barca acqua, e sembra che ci siano anche dei bambini a bordo. Adesso andremo a fondo! Aiuto, aiuto! Abbandonare la nave! Basta, devi cercare di calmarti, Norman. La prima regola in mare è evitare il panico. Dai, adesso respira a fondo. Guardate, ecco Sam e Penny! Sam! Penny! Norman, respira a fondo, ho detto. Scusi. Ti sono feriti? No, però la barca ha una falla. Comunque è tutto a posto finché continuo a pompare fuori acqua. Bene, adesso venite, ragazzi. Sara... James? No, Norman. Tu resta a bordo e aiuta Charlie. Cosa? Ma non... va bene. Allora resto. Grazie, Norman. Bel lavoro, ragazzo. Adesso ti prendiamo a traino. Ma dovremo guidare insieme quel balenottero verso il mare aperto, d'accordo? Sì. Norman e io ce la caveremo, vedrete. Qualcuno dagli scogli. Io lo sapevo che non c'era nessun dinosauro. Ti sbagli. È che sono molto bravi a nascondersi, tutto qui. James, guarda! C'è l'acqua! Siamo in trappola! Sì, li ho visti un paio d'ore fa. Io credo che stessero andando alla spiaggia. Beh, non sono ancora tornati. E la marea sta salendo. Devo chiamare subito Sam il pompiere! Oh, James, Sara e Norman scomparsi? Oh. Oh, santo cielo! James, Sara e Norman sono scomparsi! Sono stati visti l'ultima volta sulla spiaggia! Avverta il soccorso alpino, signore! Tom li cercherà dall'alto e Penny ed io faremo lo stesso dal mare! Sara su uno scoglio a 500 metri dalle scogliere di North Bay. Grazie, Tom. Ora la vediamo anche noi. Salta su, Sara.
Ecco fatto. Dove sono Norman e James? Sono entrati nella grotta e poi non li ho più visti uscire. L'ingresso della grotta è allagato, Sam. Aiuto! 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 James, guarda! Lì c'è qualcosa che si muove nell'acqua! Ah! Deve essere un mostro marino! Ma Norman, non ci sono mai stati! Benny! Salve, ragazzi! Norman, ritorna qui, è solo Benny! Io lo sapevo! Tranquilli, ormai siete al sicuro. Vi porterò io fuori. Ma da che, qui. Che ne sarà di me? Tornerò subito, Norman! Tieniti a me, James. Ehi, è fredda l'acqua! Non pensarci, pochi secondi e sarai in salvo. La marea sta iniziando ad abbassarsi. Visto? È perfettamente sicuro! E adesso tocca a me! Ma è andato a finire contro il muretto, Norman! Questo perché i manichini non sanno frenare! Mi dispiace, Trevor. Stamattina avevo messo dei grossi cunei sotto le ruote e non riesco proprio a capire che fine abbiano fatto. Allora, pronti? Via! E adesso ecco Norman Price che va in testa alla corsa! Norman! Stai attento al muretto! Norman! Usa i freni! Quali freni? Aiuta! Norman! Caduto in acqua dal molo! Vieni, al porto, Sam! Norman Price è caduto in acqua con un go-kart! Vado subito, signore! Calmo, Norman. Ci siamo noi adesso, non preoccuparti. Cerca di aggrapparti alla mia mano. Bene, stavolta devo ammettere che hai veramente superato te stesso. Hai quasi provocato un incidente stradale e hai perfino rischiato di annegare. Ora tutto questo non sarebbe mai successo se avessi aspettato che Mike ti avesse aiutato a costruire il tuo go-kart. Mi dispiace, Sam. E chiedo scusa a tutti. Non lo farò più, ve lo prometto. Oh. Questa volta non basterà soltanto chiedere scusa, Norman. Adesso dovrai anche cercare di rimediare ai danni. Oh, scusa, Dan! Molto rinfrescante, Elvis. Devo confessarti che mi sorprende molto che non ci siano chiamate con questo caldo tropicale. Sam, oggi il sole picchia davvero forte. Non c'è dubbio, signore. Ecco fatto! Ormai ho quasi finito e non ho neanche una goccia di colla sulle dita! Oh! Oh! Oh no! Ehi, mamma! 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 Stupida colla! Questo da dove viene? Oh.
Quella è la stanza di Norman. Sarà meglio che chieda aiuto. Oh, un incendio sopra il supermercato di Dillis? Oh. Attenzione! Un incendio sopra il supermercato Cat Price! Voglio una mobilitazione generale! Dovresti aiutarmi di nuovo. Adesso si sente uno strano rumore di sirene. Presto, ora dovresti lasciare l'edificio nel caso l'incendio si diffondesse. L'incendio? Quale incendio? Norman, allontanati da qui, alla svelta. Non posso, Sam. Sono rimasto incollato alla porta. Ho capito. Allora vediamo. Penny, va a prendere un cacciavite. Dobbiamo smontare il pomello. Vado subito, Sam. Queste viti sono arrugginite, non vengono via! Allora stacca tutta la porta! Oh, oh! Norman Price, rimetti a posto quella porta! Scusa, mamma, ma non posso, ci sono rimasto incollato! Non preoccuparti, ci penso io. Mi servirà soltanto un po' di acetone per lo smalto. Cosa stai combinando, Norman? No, non sono io! Oh! È un lupo! Mamma! Non farti prendere dal panico! Ora chiamo Sammy il pompiere! Norman, prendimi il telefono! Non posso, mamma! Io non voglio essere mangiato! Oh, no! Allora usa il rilevatore di fumo. Non sarà un incendio, ma è sempre un'emergenza. Rompi il vetro! Ma come, mamma? Guarda quanto siamo lontani! Hai ragione! Prova a tirargli qualche cosa! Se avessi qui il mio pallone, potrei anche farcela! Eccolo là! È dietro il bancone! Oh! D'accordo, adesso farò del mio meglio, ma purtroppo ho solo un tentativo. Oh, è di nuovo il supermercato di Dillis. Ma non è possibile, si tratta sicuramente di un altro falso allarme, Sam. Adesso Norman Price sta davvero esagerando. Stavolta non verrà. Penserà che voglia prenderlo in giro e finirò mangiato dal lupo proprio come il bambino di quella storia. E anche io. Mi dispiace tanto, mamma. È soltanto colpa mia. L'ho fatto scattare io prima e l'ho fatto solo per riavere il mio pallone. Oh, Norman. È Sam. È arrivato Sam. Attento! O cadiamo tutti e Norman due! Norman Price, dovresti vergognarti di... Che cosa ci fate lassù? C'è un lupo qui dentro! Guarda, è dietro il bancone! Sul serio! Non è uno scherzo stavolta! Ma quello non è un lupo, è una volpe! E credo sia anche ferita, oh poverina! Prendi la pinza, Elvis! Oh, Sam! Avevo così paura! Credevo che non sarebbe più venuto! Noi rispondiamo sempre alle chiamate d'emergenza, anche quando le riteniamo falsi allarmi. Non preoccuparti, io non voglio farti del male. Ecco fatto. Adesso fascerò per bene la ferita e si rimetterà in un paio di giorni. Sam! Che c'è, Norman? Ecco, volevo solo chiederle scusa. Prima sono stato io a far scattare l'allarme. Sì, lo so. Sei stato bravo ad ammetterlo. Sta attento, Norman. Tenetevi forte là dietro!
Svelti, uscite tutti dalla porta posteriore. Così, bravi, e mantenete la calma, mi raccomando. Oh, certo che questa è stata proprio una strada panoramica. State tutti bene? Io credo di sì. Magnifico, a questo punto non resta che fare marcia indietro e tornare sulla strada. Signor Evans, guardi! Dobbiamo chiamare subito Sammy il pompiere! Magari. Purtroppo il cellulare è rimasto sull'autobus. Adesso lasciate fare a me. Mike ha dimenticato il suo nella cassetta degli attrezzi. Oh, l'autobus di Trevor sta per precipitare dalla scogliera, ma è un vero disastro! Alla scogliera! L'autobus di Trevor sta per precipitare! Non c'è tempo da perdere, Sam! Qui i vigili del fuoco di Pontypandy a soccorso alpino. Abbiamo bisogno di te, Tom. Ma per fortuna quel costone sembra abbastanza stabile. Ricevuto, stiamo arrivando! Oh, arriva Sammy il pompiere! Trevor, c'è ancora qualcuno a bordo? No, Sam, siamo tutti qui. È soltanto il mio vecchio autobus che è nei guai. E anche Norman! Coraggio, ora sbrighiamoci. Elvis, il cavo d'acciaio. Allontanatevi voi. Io inizio a tirare. Sam, fa presto. La roccia inizia a cedere. Ricevuto, Tom. Grazie, Sam. Grazie. Grazie. Urrà! Ciao, Dilys. Dov'è Norman? Oh, ecco. Oggi lui ha preferito andare sullo skate, ma guardate un po' che cosa mi ha regalato. E che cos'è quello? Io direi che è un semplice tappo di plastica inchiodato su un pezzo di legno. James, non essere scortese, per favore. Questo è un portacandela. Non ti dispiacerà se lo uso, vero? No, di certo, Dilys. Al contrario, ma figurati. La festa della mamma è un vero strazio. Tutti i miei amici sono con le loro mamme e andare sullo skate da soli non è affatto divertente. Grazie per l'invito, Trevor. È un'idea stupenda mangiare lume di... Ops! Scusate! Attenta, Dilys! Per favore, ora cercate di restare calmi e uscite tutti al più presto dal locale. Forza! Un incendio alla trattoria del pesce intero? Un incendio alla trattoria del pesce intero, fate in fretta! Ha chiamato Charlie in persona! Chissà dove sarà l'incendio! Penny ed Elvis, voi due prendete l'idrante. Io controllo che non sia rimasto nessuno dentro. D'accordo, Sam! Mamma!
Norman, stai indietro! Sì, ma la mia mamma è lì dentro! No, tranquillo, lei è laggiù, Norman! Norman! Oh, mamma! Ho avuto tanta paura! Credevo che tu fossi in pericolo! Oh, Norman! Ma allora mi vuoi bene veramente? Ma sì, oh, certo! Tu sei la mia mamma! Mi dispiace tanto per il portacandela, mamma! Non credevo che potesse essere pericoloso! Comunque adesso ti ho fatto un regalo molto più sicuro! Un portacarte! Oh. Mi ci è voluto tanto tempo per decorarlo! Allora, ti piace? Oh, Norman, tesoro! Questo sì che è un regalo veramente stupendo! E tu sei il mio angioletto! Oh, mamma! Le mie gambe sono rimaste incastrate! Oh, no! È tutto inutile! Ormai sono bloccato qui! Aiuto! Aiuto! Oh, ma è James! Aiuto! Aiuto! Oh, no! Ma che cosa ci fai là sotto? Noi volevamo vedere quello che c'è dentro e poi la cassa mi si è rovesciata addosso! Ma lo sapevi che poteva essere pericoloso? Papà ce l'aveva detto! No, hai ragione! È solo colpa mia, l'ho convinto io! Beh, comunque sia, l'importante adesso è tirarlo fuori da lì sotto. È inutile, è troppo pesante per noi due. Voi non sentite niente? È un ticchettio. Io vado a chiedere aiuto. No, ti prego, non lasciarmi qui, Sara. Resta con lui, andrò io a chiedere aiuto. Cosa? Avvistata una cassa sulla spiaggia? Ticchettio sospetto! Oh, James Jones è rimasto incastrato sotto la cassa! Alla spiaggia, Sam! E alla svelta! C'è una persona incastrata sotto una cassa! Ci dirigiamo subito lì, signore. Potrebbe intanto avvertire Penny di raggiungerci subito via mare? Sì, ci penso io! Addio, giornata tranquilla. Penny chiama Sam il pompiere. Dicevo, Penny. Riesco a vederli, Sam. Sono appena dietro il promontorio. Grazie, Penny. Stiamo arrivando. Sam! Ho tanta paura. Sta tranquillo, James. Adesso ci siamo noi. Sara, voglio che tu torni al ristorante con Mandy. Sara! Scusa se ho detto che non eri divertente. La prossima volta giocherò con te, lo prometto. Tu cosa credi che sia, Sam? Non ne ho la più pallida idea. Comunque facciamo alla svelta. Adesso noi cercheremo di sollevare delicatamente la cassa, d'accordo? Ce la fai, James? Sì, mi sono liberato. Qualunque cosa sia, il rumore sta aumentando. Lo sai che cosa sembrano? Sveglie. Una cassa di... Una cassa di sveglie. Ecco, guarda un po', hai fatto entrare anche una mosca. Oh, stai lontana dalla mia limonata. Lasci fare a me, signore. Elvis! Oh, mi scusi, signore, è stato solo un incidente. Oh, no! No. Ma, signore! Scappare! No. Vieni qui! No. Guarda, eccone uno! L'ho visto prima io! Quello non è un falco pellegrino, è un gabbiano. Io so benissimo com'è fatto un gabbiano e quello era un falco Dai, pellegrino. Dai, fammi vedere! Adesso è arrivato il mio turno con il binocolo, Sara! No, non è vero! È inutile, non ci sono. Dobbiamo salire ancora più in alto. Ma quel falco pellegrino stava volando verso la vallata proprio come ha detto Tom. Quello era un gabbiano, Norman. Coraggio, tutti a bordo, ragazzi. Ma perché Trevor pensa sempre di sapere tutto? Ma voi non
avete caldo? Perché non si possono aprire i finestrini? Perché il climatizzatore sarebbe inutile con i finestrini aperti. A me sembra che non funzioni comunque, questo è il problema. Il climatizzatore funziona bene. E allora perché l'ago del termometro è andato sul rosso? Oh! Oh, guardate, lì esce del fumo! Oh! Oh! Oh no! Scendete tutti! Svelti! Voi adesso state indietro. Io voglio fare un controllo. No! Non bisogna aprire il cofano, entrerà l'aria! Norman, io so bene quello che faccio. Oh no! Oh, Trevor! Dobbiamo chiamare subito Sammy il pompiere! Ah, un autobus in fiamme? Oh no! Autobus in fiamme sulle colline di Pontypandy. Allora deve essere quello di Trevor. Oggi ha portato lassù tutti i ragazzi. Beh, in questo caso non c'è tempo da perdere. Sembra proprio l'elicottero di Tom. Chissà che cosa è successo. Deve esserci un incendio qui intorno. Sento puzza di bruciato. Bene, signore, ho appiccato l'incendio. L'esercitazione può iniziare. Oh, magnifico! Allora diamo l'allarme. Coraggio, ora diamoci da fare, Elvis. Emergenza alla torre di addestramento. Un incendio ha intrappolato una persona all'ultimo piano. Stavolta vi serviranno Jupiter e Venus, ragazzi, e buon lavoro! Ora non preoccuparti, Dolly! Ti porteremo in salvo tra un secondo! Diamo un'occhiata alla spiaggia. Aspetti! Oh, no! Guardi la torre d'addestramento! È Norman! Aiuto! Guarda in cima alla torre, Sam! Ma quello è Norman Price! Che cosa ci fa lassù? Aiuto! Elvis, tu tieni sotto controllo le fiamme. Penny, abbassa gli stabilizzatori e alza la scala. Non preoccuparti, Norman! Sam sta venendo a prenderti! Oh, oh! Che cosa vi avevo detto? Lo sapevo che Norman era in pericolo! Sentiamo un po'. Vincere una scommessa è diventato forse più importante della tua stessa sicurezza? Ovviamente no, Capitano Steel. Avremmo dovuto pensarci prima di nasconderci. Oh, ma adesso sono io il campione assoluto di nascondino di Pontypandy. Ascoltami bene, io ti consiglio di andarti a nascondere a casa per un po'. Sì, e festeggerai mangiando i bastoncini che avresti dovuto mangiare 2 ore fa. D'accordo, mamma. Ma che cos'hai, Elvis? Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Ma la mia povera Dolly, purtroppo non ce l'ha fatta. Sei sicuro? A dire la verità, Norman non è stato l'unico che ho portato fuori da quell'inferno. Guarda un po' dietro di te. Dolly, sei salva! Oh, sei veramente un grande piccolo eroe, Sam. È solo il nostro lavoro, Elvis. È quello che siamo addestrati a fare. Thank you.
Bronwyn, hai qualcosa con te che appartenga ai gemelli per farlo annusare al radar? Soltanto i loro giubbotti. Coraggio, Penny. Ora annusali bene. Avanti, Radar. Abbiamo bisogno di te. Noi dobbiamo trovare James e Sara. Bravo, Radar. Guardate, c'è l'elicottero! Tom! Avevi trovato prima. Sì, e lì c'è il pozzo. Ce l'abbiamo fatta. Io sento un cane abbaiare. Oh, Sam! Sam! Oh, ho avuto tanta paura che quel fulmine vi avesse colpiti. Scusa se siamo rimaste indietro, mamma, ma non ti abbiamo proprio vista andare via. Certo, scommetto che eravate troppo impegnati a gareggiare tra voi, non è vero? Sì. Ma poi abbiamo collaborato per poter uscire dalla foresta, grazie all'aiuto di Sam. E non dimentichiamoci di Radar. Ehi, ma l'avete visto? Ora Radar non ha più paura, gli è passato tutto. Io l'ho sempre detto che è un bravo cane da salvataggio. A proposito, Sam, ho qui un reperto per te. In realtà è da parte di tutti e due. Ecco, così va bene. Niente più competizioni tra voi. Comunque io sono sicuramente la migliore a non competere con te, James. Oh no, sono più bravo io. Oh. Stavo solo scherzando. A chi lo dici, Elvis? Lo sai, Sam, dopo la colazione il pasto che preferisco è proprio il pranzo. Anch'io, lo sai? Sto morendo di fame. Ehi, ma quello è il capitano Steve. Che cosa starà facendo? Sta cercando come al solito monete antiche con il suo metal detector. Lo sai? Io ho tantissime monetine nel mio salvadanaio. No, Elvis, ma che dici? Queste sono vecchie di centinaia di anni e possono valere moltissimo. Lui viene qui quasi ogni giorno. Ma guarda! Oh, diamo un po' un'occhiata. Oh, cosa abbiamo qui? Interessante. Ho trovato qualcosa, signore! Chi lo sa? Ormai è persa. Mi scusi. Vuole che le dia un passaggio? Ormai è quasi ora di pranzo. Oh, no, grazie, Elvis. Oggi ho voglia di un buon pesce. Credo che andrò al ristorante. Buon compleanno, mamma. Io spero tanto che ti piaccia. Certo che mi piace. È bellissima, tesoro. Ti sta bene sul gilet che papà ti ha fatto ai ferri. E tu che per 3 settimane continuavi a dirmi che avevi le reti della barca da riparare. Coraggio, James. Ora tocca a te. Dov'è il tuo bigliettino? Ma quale bigliettino? Non crederai che voglia regalare a mamma solo un ridicolo bigliettino. No, io voglio regalarti qualcosa di speciale, come hanno fatto papà e Sara. Qualcosa di davvero speciale. Ed ho già un'idea. Scusatemi, ma io adesso devo proprio andare. I pesci non si pescano da soli. Beh, allora devo andare anch'io. Devo prendere il tuo regalo speciale. A dopo, mamma, ciao. Io sono una mamma davvero molto fortunata. Non so proprio cosa posso regalare a mamma. Io non sono bravo a fare le cose come papà e Sara. Come stai, James? Mi scusi, capitano Steel, ma cos'è quello? Ah, questo è il mio metal detector. Io lo uso per trovare monete preziose sepolte nel terreno. Ha forse detto monete preziose? Esatto. Vedi, James, da qualche parte a Pontypandy ce n'è un mucchio che aspetta soltanto che qualcuno riesca a trovarle. Oh, sì, ed io scommetto che questo sarebbe un regalo veramente speciale per qualcuno, eh? Puoi prestarmelo, ci starò molto attento, la prego. Vabbè, sì, posso anche fartelo provare mentre sono a pranzo, ma tu stai lontano dalla scogliera perché è molto pericoloso. D'accordo, stia tranquillo. Mi dispiace davvero tanto di aver fatto perdere quella moneta al capitano Steel. Ma non sai neanche se quella era antica, Elvis. Ma potrebbe esserlo. Eppure Sam, deve esserci un qualche modo per rimediare. Le monete sepolte sono difficili da trovare. Non se sai esattamente dove cercarle, Penny. Mm?
Fulmini fiammeggianti! Il telefono! Presto! Qui pronto intervento. Che cosa posso fare per lei? Al fuoco! Al fuoco! Un incendio nella nostra cucina! Sam, la nostra cucina va a fuoco, presto! Un incendio nella nostra cucina? E com'è possibile? Chiudi subito il rubinetto del gas. Rubinetto chiuso. Elvis Cridlington! C'era un estintore proprio accanto all'uscita di sicurezza. Mi dispiace, ma non ci ho pensato. E il mio stufato? Oh! Ti era già capitato di bruciare la cena, ma non così. I pompieri dovrebbero spegnere gli incendi, non provocarli. E poi proprio nella giornata della prevenzione. Io non so come sia successo. Questa qui potrebbe essere una spiegazione. Forse quell'aeroplanino potrebbe dirci chi è il responsabile. Ah, sì, è una lettera. E c'è un nome qui. Egregio Capitano Steele. Io... Oh, egregio Capitano Steele? Allora è stato lei! No, non è vero. È stato Norman. Norman Price. Oh, mi dispiace. È stato un incidente. Stavo solo cercando qualcuno a cui piacessero gli aeroplanini quanto a me. Ho capito. Ascoltate, ora io farei due chiacchiere con il ragazzo per dargli una bella rimproverata. Buona idea, signore. Oh, povero Norman. Probabilmente è stato solo un incidente. Spero soltanto che il capitano Steele non sia troppo duro con lui. Non preoccuparti, Elvis. Io ho la netta sensazione che quei due alla fine sicuramente troveranno un accordo. Vedi, la prima regola da tenere presente è stare attenti a dove si lancia. E adesso guarda questa giravolta. Forte! Questo invece si chiama avvitamento. Wow! Ma come ha fatto a farglielo fare? Beh, ci vuole l'ala adatta e poi bisogna lanciarlo così. Incendio sulla montagna di Pontipandi! Sarà meglio avvertire Tom! Pronto, Tom! Stiamo arrivando! Abbiamo saputo dell'incendio scoppiato sulla montagna di Pontipandi. Sei sicuro, Sam? Comunque, d'accordo. Vi aspetto qui. Che strano. Eppure non vedo fumo. Dov'è l'incendio che hai visto? Eccolo! È laggiù! Ci sono ancora le fiamme arancioni che divampano tra gli alberi. Eh? Oh! 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 Oh, cielo! Mamma, ma quello è solo il tramonto! Norman Price, se tu non avessi cercato in ogni modo di spaventare tua madre, tutto questo non sarebbe mai successo. Continua così e io ti porterò subito a casa, è chiaro? Mi dispiace, Trevor. Scusa, mamma. Ti prometto che non cercherò più di spaventarti. Molto bene. Ora sarà meglio che chiami la caserma e gli dica del falso allarme. Oh, che cosa? Un falso allarme? Ehi, sentite, ragazzi! Ehi, ragazza! Falso allarme! Non c'è nessun incendio! Ripeto, non c'è nessun incendio! Era un falso allarme, Elvis. Rientriamo. Ecco l'incendio. Devo immediatamente avvertire Sam. Pronto? Pronto, Sam, sono io. Ho localizzato l'incendio. Fate presto. Sì, Tom, stiamo arrivando. Tu aggiorna immediatamente il capitano Steele. Oh no! Mamma! Eh? Trevor! C'è un incendio! Dico davvero stavolta, avvertite Sam il pompiere, subito! Norman Price, devo forse ripeterti che queste tue storielle non sono divertenti? No, no, non sono storie, è vero! Venite a vedere! Oh, San
Santo cielo, cosa ho fatto? Non avrei mai dovuto lasciare incustodito quel fuoco. Tom Thomas chiama Sam. Sono appena decollato. Dove siete? Siamo sul posto, Tom. Penny, Elvis, portate gli idranti. L'incendio è troppo lontano perché si possa spegnerlo con gli idranti. Dovremo usare le pale e gli estintori. Non preoccuparti, ho già riempito il serbatoio dell'acqua. Lo spegnerò dall'alto. Mi piacciono questi ventagli. Radar? E chi c'è con lui? Oh no! Qui pronto intervento, che cosa posso fare per lei? La prego, è un'emergenza! Chiamate subito Sam il pompiere, per favore! Norman Price precipitato sulla scogliera! Questa è una missione per il soccorso alpino! Io prendo l'elicottero, Sam! Ci vediamo lì! Tranquillo! Norman, adesso tu dovrai fare molta attenzione a tutto quello che ti dirò, d'accordo? Va bene! Pronto, Tom? Qui ci servirà una doppia imbracatura. Ricevuto! Tieniti pronto, la sto già calando! Dammi a sentire, Norman! Adesso io ti passerò un'imbracatura! Ora devi farla scivolare sopra la testa, in modo che ti finisca sotto le ascelle. Io ho capito, Sam, ma lei si occupi di radar, per favore, d'accordo? Norman! Adesso devi indossarla come ti ho spiegato, hai capito, Norman? Mi dispiace, io pensavo di sapere quello che facevo, ma non era così. Non importa, sta tranquillo. Tiraci su, Tom! Ecco qua, Norman. Una bella cioccolata bollente per riscaldarti. Siamo stati fortunati che ci fosse anche Radar. Lui è un cane molto intelligente. Ha cercato di impedire a Norman di oltrepassare il cartello. Mi scusi, Sam. Lei ci aveva avvertito, ma... Allora, l'avete vista poi l'aquila reale? No. In realtà io non credo che ce ne siano in questa zona. Guarda, il tuo amichetto, Tom! Sembra di sì! Wow! Io non avevo mai visto un uccello così da vicino! Guarda come muove le ali! Oh, Radar! L'hai mandato via! Radar gli ha appena fatto un favore. Quell'uccellino aveva bisogno di tornare alla natura, non certo di restare qui con noi. Certo che il nostro Radar è veramente un cane molto intelligente. Allora, adesso qualcuno viene a salvarmi oppure no? Sto arrivando, Sara! Tieni duro! Papà! Non riesco a muovermi! Aiuto! Non si preoccupi, c'è Norman Man qui! Norman! Smettila di sognare, tu non sei un vero supereroe! Io corro a chiamare Sam il pompiere! Aiuto! Oh, un incidente sulla spiaggia! C'è stato un incidente sulla spiaggia! Ci vorrà la guardia costiera! Prendi la lancia con Penny! Non preoccuparti, papà! Sam il pompiere starà per arrivare! Aiuto!
Cosa è successo, Charlie? Ciao, Sam. Ecco, niente di serio. Ho solo urtato uno scoglio e sono caduto in acqua. Sono rimasto impigliato in una nassa, ma posso farcela. Oh, no. Adesso mi tuffo a dare un'occhiata. Certo dovevi andare veloce quando hai urtato contro lo scoglio. Non lo so. Io volevo solo fare l'eroe. Lo vedi? Il tuo eroe è in TV. Io mi sento così in imbarazzo. Mai quanto me, quando oggi ho scoperto di non avere più la tenda del bagno. Aspetti, adesso viene la parte migliore, guardate. Saluti da Norman Man, sono un eroe anch'io. Norman! E con questo Sam ha fatto 3 salvataggi in un solo giorno. Ma quella è la mia tenda del bagno, Norman! Norman! Oh, e andiamo. Che male! Io inizio a chiedermi se sa davvero dove sta andando. Potrebbe avere solo fame. Beh, io di sicuro. Forse papà aveva ragione. Radar non è proprio un cane da salvataggio. Coraggio, ora riportiamolo in caserma. Si può sapere che ti prende? Aspetta, Mandy! Io sento qualcosa! Non essere sciocco! Quello è il furgone di mio padre! Aiuto! Papà! Stai bene! Io chiamo Sam il pompiere! Mike Flood ha avuto un incidente! Sembra sia rimasto intrappolato nella trattoria del pesce intero! Incidente alla trattoria del pesce intero! C'è una persona intrappolata! Chiamiamo l'infermiera Flood. Potremo avere bisogno di lei. D'accordo, Sam. Tranquillo, Mike. Ti tireremo subito fuori da lì. Meno male. Sta attento, Sam. Non devi muoverlo. Devi prima immobilizzarlo. Potrebbe avere delle lesioni alla schiena. Sam, ho portato questa per tirarlo su da lì. No, Elvis. Non possiamo usare la sedia. Purtroppo non ci sono più le scale. Dovremo usare la barella. Sì, certo, la barella. Piano, piano adesso. Macchina raccoglitrice. Su, facciamo presto. Ehi, lasciatene anche per me. Ma tu, Norman, ne hai già prese tante. Noi lavoriamo insieme. Va bene, adesso vado a cercare un altro scoglio prima che quei due li ripuliscano tutti. Oh!
Ascolta, Elvis, quegli attrezzi sono molto utili nel nostro lavoro, ma non possono essere usati in qualunque emergenza. Ho capito. Dai, Norman, tira al mio tre. Uno, due, tre! E adesso? La marea sta cominciando a salire. Dobbiamo trovare il modo di liberarti il piede il prima possibile. Avanti, tira, Norman! Tira! Io sto tirando! Ma non viene via! Ma non possiamo lasciarti qui. Che cosa possiamo fare adesso? Chiamare Sammy Pompiere! Oh, qualcuno è rimasto incastrato tra gli scogli? In spiaggia, Sam! Qualcuno è rimasto incastrato e la marea sta salendo! Prendi le pinze idrauliche, Elvis! Non si sa mai! Sì! Cos'è successo, Charlie? È rimasto incastrato e io ho già provato di tutto per liberarlo. No, non proprio tutto. Già, hai ragione. C'è ancora un'ultima cosa da tentare. Puoi cercare di sciogliere i lacci, Norman? Io credo di sì. Evviva! Grazie davvero, Sam il pompiere. Oh, avrei dovuto pensarci io. Ehi, un momento! Ma dov'è finito il mio secchio? Ti ricordi dove l'avevi lasciato? Oh, l'ho perso! Coraggio, ora andiamo prima che la marea ci trascini via. Aspettate! Qui c'è la mia scarpa! Ah, tranquillo, adesso ci penso io! Grazie, Elvis! Hai salvato la mia scarpa! È a questo che servono le pinze idrauliche, a salvare le cose! Ora non facciamoci prendere dal panico, restiamo calmi! Come calmi? Ma come facciamo a restare calmi? Qui c'è un incendio! Allora, adesso prova a ripetere con me. Io devo restare calmo, io devo restare calmo, io devo restare calmo! Ma che state facendo qui dentro? Venite tutti fuori e qualcuno chiami Sam il pompiere! È tutto il giorno che corre, Sam. È vero, l'ho visto anch'io. Oh, beh, ora non sta correndo. Elvis. Poverino, sarà stanchissimo. Ma scusate, come avete fatto a credere che avesse corso tutto il giorno? Un incendio alla pescheria. Elvis, sei uno sciocco. Sembra che ci sia un bambino al piano di sopra. Dove state andando voi due? A salvare un bambino! Ma a me non sembra un bambino. Infatti quello è l'agnellino di Wally, che ho preso per fare uno scherzo. È tutta colpa mia. Oh, mi dispiace. Tranquilla, tanto. Sara. Ora ci pensiamo noi. Penny, prendi gli autorespiratori. Elvis, tu prepara l'idrante. Ora vado a salvare il bambino. Oh, Sam il pompiere, il mio agnellino. Io lo sapevo che non era un bambino. Anch'io, Mike. Anch'io. Beh, Sara, ma è comunque piccolo e vuole stare con Wally. Oh, ma che succede? Oh,
Speriamo solo che non ci sia stata qualche chiamata o mi avrebbero trovato a dormire in servizio. Ragazzi, Sam, Elvis, Penny, ma dove siete finiti? Ecco fatto. Io ho finito, ci vediamo più tardi. Devo andare da Maggie. Cerca di tornare in tempo per fare la seconda lavatrice, Norman. Buongiorno, Elvis. Buona giornata. Buongiorno, Dilys. Mi serve uno spazzolone. Questo rumore, lo senti anche tu? Oh, certo. Sembrerebbe come una cascata. O forse... la lavatrice! Oh, se fossi io l'infermiera, a quest'ora starei facendo il corso e non starei qui a stirare tutta questa roba! Sì, dottore, ha ragione. Questa maglietta effettivamente ha un serio attacco di bottonite e io ho paura che dovrà essere operata al più presto. Infermiera Flood, pronto soccorso. Helen, che ti è successo alla voce? C'è Mike lì? Sono io. Oh, Mike, vieni subito. Norman mi ha rotto la lavatrice. Non dire altro, Dilys, eccomi, sto arrivando. Lo sapevo che avrei avuto da fare. Elvis, che stai facendo? Sto provando il mio nuovo spazzolone. E comunque sappi che d'ora in poi camminerò solo in avanti, così non ci saranno altri incidenti. No, però ci saranno le impronte. Ma perché deve essere sempre tutto così complicato? Qui purtroppo c'è bisogno di una nuova cinghia, Dilys. Devi averla sovraccaricata. Non sono stata io, è stato Norman. Ecco perché non gli chiedo mai di aiutarmi. Ciao, Dilys. Salve. Salve, Mike. Norman! Che c'è adesso? L'ho fatta la lavatrice! No, tu hai solo rotto la lavatrice. Oh, spero sarai contento. E adesso dovrei chiedere gentilmente a Mike se possiamo usare la sua. Cosa? Ma io... Divertiti, Norman! Chissà se Sara e James vorranno fare skateboard. Ormai è tutto inutile, qui non c'è. Mi avevi detto che non si sarebbe perso e che sarebbe tornato a casa. Ma non è vero. Non avrei mai dovuto lasciarlo da solo. Oh, Sara, non dobbiamo arrenderci. Leone è scappato altre volte, ma è sempre ritornato. Coraggio, adesso andiamocene a casa. Sta tranquilla, piccola. Magari è già lì che ci sta aspettando. Guarda, una moneta! Io vorrei tanto che Leone tornasse. Ti prego. Leone! Mamma! Mamma, ha funzionato! Ha funzionato! Leone è nel pozzo! Leone! Presto, mamma! Chiamo subito Sam il pompiere! Oh, Leone nel vecchio pozzo! Oh, oh. Sembra che Leone sia caduto nel vecchio pozzo! Avverta il soccorso alpino, signore. Dica a Tom di raggiungerci sul posto.
Sono felice di vedere che il soccorso alpino si mobilita anche per un gatto. Ma certo, Bronwyn. Pensavo che lo sapessi che noi non ci occupiamo soltanto delle persone. Eccoli là, Penny. Ciao, Tom. Adesso avremo bisogno del tuo verricello. Non c'è problema. Bene, Tom. Noi ci siamo. D'accordo, Sam. Povero leone. Oh, fantastico. Se l'allarme inizia a suonare, Sam sa sempre cosa fare. Se nei guai ti caccerai, sempre Sam tu